Produrre innovazione e design from all è un progetto nato nella nostra testa nel 2010 da un'osservazione e da una domanda che ci è venuta poi spontanea. È nata osservando il laboratorio artigianale dell'ANFAS di Ortona, dove da poco tempo era arrivata una giovane designer, Leda, reduce da un'esperienza di volontariato europeo in Finlandia. Leda è tornata in Italia con una nuova visione di quello che deve essere il ruolo del designer. Quello che ci ha molto colpito in questo laboratorio e quindi nello sviluppo del prodotto, degli oggetti che i ragazzi dell'ANFAS andavano a realizzare, è stato il nuovo punto di vista, cioè è stato un ribaltamento del punto di vista alla base del laboratorio stesso, e cioè si partiva dalla creatività dei ragazzi. I ragazzi non semplici esecutori di progetti disegnati da designer o da chiunque altro, ma gli oggetti, per esempio questa lampada, venivano realizzati partendo dalla creatività dei ragazzi. Un'altra cosa che mi ha davvero colpito è stato il fatto che questi oggetti erano belli in assoluto. Non erano, cioè io li avrei comprati comunque ed erano degni di essere commercializzati in qualsiasi negozio. Quindi io non li avrei comprati perché legati alla buona causa. E anche questo è molto importante se noi poi pensiamo ad un discorso di inclusione sociale dei ragazzi, delle persone con disabilità, anche attraverso il lavoro. Quindi, come CSV, la domanda che ci siamo posti è stata: è possibile da questa esperienza, di questa associazione, di questo laboratorio, da tutto quello che noi vediamo, arrivare a creare un format didattico, per poi metterlo a disposizione di tutte le associazioni di volontariato che hanno dei laboratori con persone con disabilità? Questa domanda io poi per noi è diventata una felice intuizione, perché in realtà ad oggi possiamo dire che stiamo lavorando e stiamo trovando conferma degli obiettivi che noi ci siamo posti via via che il lavoro avanza. Quindi il CSV ha fatto proprio questo progetto, l'ha inserito fra i progetti speciali delle nostre attività e sta realizzando insieme ai partner questa ricercazione, perché la ricercazione era lo strumento adatto proprio per arrivare a questo format metodologico. La ricerca dei partner è stata molto semplice, nel senso che i punti di forza del progetto quali erano? Un'associazione di volontariato che avesse implementato un laboratorio artigianale e che ponesse i ragazzi al centro di questo laboratorio, perseguendo proprio un obiettivo di inclusione sociale anche attraverso il lavoro. Un designer che noi abbiamo definito designer sociale. E quindi da questo noi siamo andati a coinvolgere in prima persona, in prima battuta, sicuramente l'ANFAS di Ortona, Leda Urbanucci, che è la designer che ha implementato, diciamo, questo nuovo approccio, e la scuola di designer Lisia di Pescara, perché nella ricercazione avevamo sicuramente bisogno di coinvolgere anche studenti che in qualche modo si formassero e creassero con noi questo nuovo modello. Il 20 marzo, presso la sala convegni della Camera di Commercio di Chieti, insieme ai nostri partner abbiamo presentato il nostro progetto innovativo Design from All. Abbiamo raccontato la ricercazione, tutto quello che è stato fatto fino a questo momento, perché il progetto in realtà è partito nel 2011 e nella prima fase c'è stata tutta la fase della ricerca che ha condotto Leda Urbanucci. Ci siamo chiesti cosa succede in Europa, ci sono progetti che stanno implementando, che stanno facendo il nostro stesso percorso, ci sono associazioni
associazioni di volontariato che si sono posti lo stesso obiettivo che ci siamo posti noi. Quindi facendo questa ricerca metodologica, diciamo, in Europa, poi in Abruzzo e poi sempre andando a zoomare sulle associazioni della nostra provincia, perché le associazioni della provincia sono il nostro territorio di riferimento come centro di servizio per il volontariato. Il convegno è stato condotto dal direttore del quotidiano Il Centro d'Abruzzo, Mauro Tedeschini, e abbiamo anche invitato il referente del progetto Design for All, che è un progetto nato da oltre 10 anni e che in qualche modo possiamo condividere con noi degli obiettivi. So I'm going to try to discover more about that project. So it's Design From All project. Could you tell me a few words about that? Yes, Design From All is a research in action. We all try with a big team of design students and people with learning disabilities to understand how develop new methods to create new project and design object. And how long have you been planning this project? I started this project on 2010 with all partners involved. What are your expectations? I mean, concrete results for the project? Well, we would like to develop this network where we can put all our information and methods and then share with all professionals in the field of design and social and other professionals that are interested to help us to really create very strong methods and change the cultural approach. Okay, thank you, Leda. I am with Nadia Latore, who are the director of ANFAS. Could you tell me more about the ANFAS organization? ANFAS Ollus Ortona è un'associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva e o relazionale. Dal 2004 ANFAS ha attivato un laboratorio di produzione carta fatta a mano dove i ragazzi con disabilità sono mastri cartai. Questa attività rende loro una dignità dal punto di vista diciamo, umano e hanno un ruolo così, diciamo, nella comunità, ben definito. And why did you choose to participate to the project Design From All with the designers? ANFAS ha questa vision di avere le persone con disabilità protagoniste delle loro azioni. In questo loro non sono attori passivi, ma attori attivi all'interno del laboratorio. Con questa iniziativa si darà, diciamo, una validità appunto a questo metodo. Terminata la fase della ricerca, abbiamo iniziato la fase di sperimentazione. Quindi gli studenti dell'ISIA che hanno scelto di essere protagonisti di questo progetto hanno iniziato con la supervisione di Leda, che è la referente scientifica del progetto, presso l'ANFAS di Ortona, con i ragazzi dell'ANFAS di Ortona, hanno iniziato proprio a costruire questo modello, questo format metodologico. I'm with Florencia and Elisa, who are part of the team of the project Design From All. So I'm going to try to understand better the project. Elisa, why did you decide to get involved in that project? I have decided because I've never taken part in a volunteer organization, so I think that for me it can be a really nice opportunity and experience. Besides, because I think that design in this different way, and this new approach, it can be very, very beautiful and something to improve. And what are your expectations for this project? Of course, a lot of work, but I'm really excited, so I'm ready, and I'm really looking forward to know better the other people of ANFAS, of Ortona. In another side, do you have some fears about the project?
Actually, not fears, but a lot of expectations somehow. And well, I guess I am very enthusiastic and just willing to start. That we already done it, so let's go ahead. And how do you think that creativity could help these people to face their disabilities? Design for All is willing to somehow work with their creativity. So from that, we will create a product, and we will see what we will make. But the main thing is just to make come out the best part of each of them. A giugno si concluderà questa prima fase. Possiamo dire che questo modello, per avere poi una dignità scientifica, definiamola così, ha bisogno di essere validato e quindi sarà poi testato in altre associazioni di volontariato. A conclusione di questi percorsi possiamo poi andare a validarlo, e quindi da qui possiamo pensare di fare una pubblicazione, di estrapolare degli strumenti didattici e via via di presentarlo e di proporlo, attraverso anche corsi di formazione, alle altre associazioni di volontariato della nostra provincia. All you tudo want, que quer me dar, everything you want é to give me, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim, peace. All you want of me, expectativas, expectativas.